Prego. La mattina dell'11 settembre, praticamente contemporanea agli attentati, c'era stata un'esercitazione delle forze aeree americane. La cosa è puramente casuale, è possibile che gli attentatori avessero sentito l'esistenza di questa esercitazione, che quindi comunque avrebbe rallentato la reazione? Sono stati informati che c'era nel caso dell'Electric? È difficile sapere, ovviamente, perché Al-Qaeda non viene a raccontare che cosa sa e che cosa non sa, però si possono dire alcune cose fondamentali. La prima è che queste esercitazioni sono molto frequenti. La seconda è che è molto facile sapere quando vengono organizzate. Io, per esempio, sono iscritto per lavoro alla newsletter del Pentagono, che è pubblicamente accessibile, dove vengono comunicate tutte le allerte per le esercitazioni. Quindi avere in mano nel 2001 un bollettino che dicesse l'operazione tal dei tali verrà effettuata come tutti gli anni intorno ai primi di settembre, e lo faremo martedì 11, non sarebbe stato difficile. Bisogna anche capire se il fatto delle esercitazioni in corso abbia realmente rallentato la reazione. Ha creato sicuramente confusione. C'è una famosa registrazione in cui al NORAD dicono is this drill or real world, gli chiedono se è un'esercitazione o se è la realtà, e dall'altra parte rispondono no, guarda che non è finita, l'esercitazione è chiusa, adesso stiamo facendo sul serio. Per cui da un lato il fatto che fosse già in corso un'esercitazione può aver creato una situazione di maggiore attenzione, però il fatto di dover commutare da una situazione di simulazione alla situazione reale può aver rallentato per qualche minuto. In realtà è un problema parziale, perché comunque le regole di ingaggio all'epoca non prevedevano come adesso lo scramble degli aerei immediato. Un aereo non risponde, o dà il codice 7500 sul transponder, che è uno dei segnali convenzionali per dire sono stato dirottato, aiuto, vengono subito lanciati i caccia per intercettazione. All'epoca questo non si faceva. Con calma si lanciavano gli aerei. Quando ci si è resi conto che gli aerei erano invece sarebbero stati usati come missili, allora le cose sono cambiate, però nel frattempo tutto era da improvvisare. Alcuni aerei sono partiti addirittura disarmati pur di poter raggiungere gli aerei di linea dirottati e fare qualche cosa, perlomeno comunicare. Per cui è difficile dire definitivamente come abbiano influito queste esercitazioni. Non lo saprei dire, però possiamo senz'altro dire che hanno avuto un peso abbastanza marginale, e che sì, probabilmente con le risorse di Al-Qaeda, che non sono super, cioè non sono particolarmente, non richiede una sofisticazione particolare informarsi su queste esercitazioni, sarebbe stato possibile per loro saperlo in anticipo ed eventualmente approfittarne. C'è da dire un'altra cosa. Nei piani, perlomeno stando al materiale che è stato divulgato da Al-Qaeda, non sembra che nei piani originali ci fosse l'intento di distruggere completamente le Torri Gemelle. Non sembrava, perlomeno stando a uno delle dichiarazioni di Osama Bin Laden, non c'era, probabilmente ha detto beh, gli facciamo un danno, deturpiamo questi edifici, è comunque un ottimo segnale mediatico. L'11 settembre è un attentato terroristico, quindi ha lo scopo non è massimizzare il danno, ma massimizzare l'impatto mediatico. Lo abbiamo visto tutti, è una cosa di cui siamo qui a parlare ancora 10 anni dopo. Però al di là di quello, prudenzialmente, giornalisticamente non andrei. Prego. Solo un dubbio, anche quando quando si crollare, sembra che i crolli diciamo predefiniti, quando in America fanno fanno implodere. Però sono avuto il dubbio che a un certo punto, per evitare che crollassero di lato e danneggiassero ancora di più, le avessero fatte crollare apposta su se stesse in modo da limitare i danni. Può essere una teoria credibile? Io con i colleghi di 11 settembre ho chiesto a uno dei principali esperti di esplosivistica e di demolizione controllata italiano, Danilo Coppe,
E la risposta molto semplice è: per preparare la distruzione di un edificio, ricordiamo che sono due torri di 110 piani l'una, sono 400 metri, ogni lato 64 metri, sono enormi, sarebbe stato necessario predisporre gli edifici per questa cosa. Predisporre un edificio per la demolizione con esplosivi richiede la posa di cavi, richiede la preparazione dell'edificio, il pretaglio di alcuni elementi strutturali. Pensare che la gente continuasse a lavorare con cavi che girano e con le colonne già parzialmente tagliate sarebbe impensabile. Quindi non c'è, per esempio, non è che nei grattacieli c'è un'autodistruzione, metti che stia per cadere, lo abbattiamo prima che faccia dei danni agli altri edifici. Tant'è vero che le procedure dei Vigili del Fuoco di New York prevedono che in caso di incendio e possibilità di crollo di un edificio alto venga creato un perimetro di sicurezza corrispondente all'altezza degli edifici. Per esempio il World Trade Center 7, anche lui crollato, quando i Vigili del Fuoco si sono accorti che dava sintomi di crollo imminente, hanno creato un perimetro di sicurezza intorno alla zona corrispondente all'altezza dell'edificio, sono 174 metri mi sembra. Per cui è un'ipotesi interessante, però non ci sono fatti tecnici che la possano supportare. Ci sono quelli che dicono invece che le torri erano minate addirittura durante la costruzione. Anche questa è una cosa che abbiamo provato a chiedere, ma metti caso che negli Stati Uniti ci sia qualche regola per cui normative non ce ne sono, in realtà siamo andati a vedere. Di nuovo chiedendo agli esperti emerge che l'esplosivo scade. Non si può pensare di collocarlo all'interno di una struttura, lasciarlo lì, metti che possa servire. Anche perché essendo una reazione chimica, essendo soggetto comunque a invecchiamento nel tempo, non sarebbe più affidabile come esplosivo. Le strutture che devono essere predisposte per la demolizione usano sempre, hanno un ricambio di esplosivi freschi, quindi anche quella non è plausibile. Prego. Sì. Perché volevo capire una cosa. Ok. Quello dopo, anche quello dopo, perfetto. Benissimo. Allora, se tu vai tra il 2002 e il 2006, sono stati fatti, mi pare di capire, tre sondaggi. Sondaggi. Quindi spannometricamente 2002, 2004, 2006. Esatto. Dice la verità, passa dal 21 al 24, cioè quando presumibilmente Bush ha lanciato l'attacco verso l'Iraq, sì, per poi scendere drasticamente al 16%, quando probabilmente l'amministrazione Bush aveva perso credibilità. Quindi da questo punto di vista potrebbe essere che in realtà non è solo un discorso di tipo io ci credo o non ci credo che abbiano appunto messo l'esplosivo nelle torri, piuttosto che abbiano fatto finta, abbiano avuto la cosa, hanno fatto finta di coprire tutto. Può essere che effettivamente abbia perso completamente credibilità l'amministrazione Bush, quindi di fatto. Sì. Ah, in effetti confrontando gli eventi si vede effettivamente questo genere di scenario. In effetti per molti, anche al di fuori degli Stati Uniti, l'abbracciare le tesi cospirazioniste è stata una forma di protesta contro l'amministrazione Bush, condivisibile per molti versi, per l'amore del cielo, però è stata una reazione estrema. Oggi infatti abbiamo delle difficoltà dal punto di vista dei sondaggi, perché la situazione è molto diversa. Abbiamo un presidente come Obama che è un taglio netto rispetto al passato e che soprattutto ha tagliato le gambe alle idee alternative, perché vi è venuto a mancare il movente. Chi ha seguito queste teorie, l'evolversi di queste teorie nel corso degli anni, ha visto che a un certo punto si diceva c'è stato Bush padre che ha eletto Bush figlio, stanno creando una dinastia, questi sono neoconservatori, fra poco vedrai che arriverà il quarto Reich americano. Ricordo Maurizio Blondet, giornalista, usò proprio l'espressione quarto Reich per definire questa imminente dittatura da parte dei neoconservatori americani.
Ci fu chi disse quando si candidò Obama, tanto vedrai che lo fanno fuori, e invece ci troviamo con Barack Obama, presidente degli Stati Uniti. E questo smonta e smentisce completamente i fondamenti del cospirazionismo più estremo. Se si parlava a un certo punto addirittura del fatto che la FEMA, l'ente americano che si occupa delle grandi emergenze, avesse predisposto dei campi di concentramento nei quali i dissidenti sarebbero stati raccolti e poi uccisi con 30.000 ghigliottine. Questa non sto scherzando, no, sono assolutamente serio. Questo è quello che veniva pubblicato sui siti cospirazionisti, perché era stato intercettato un ordine per 30.000 guillotine presses, che chi lavora nel settore della tipografia sa che sono gli apparecchi di stampa a ghigliottina, ma non vengono usati per decapitare né dissidenti né tipografi. Quindi con l'elezione di Obama gran parte delle motivazioni è scomparsa. Anzi, una delle osservazioni che fanno alcuni esperti di cospirazionismo è: il cospirazionismo, le tesi cospirazioniste si distinguono dalla realtà perché non danno dei fenomeni prevedibili. Cioè, se io ho un'idea su come sono avvenuti degli eventi, posso usare quell'idea per dire, beh, se è giusto, allora in futuro succederà questo. Le tesi cospirazioniste dicono, se sono giuste le nostre teorie, Barack Obama verrà eliminato e ci sarà una dinastia neoconservatrice al potere. Siccome questa grande previsione non si è avverata, c'è fondamentalmente qualcosa che non quadra nell'impianto generale. Poi possiamo discutere sui dettagli, come si distrugge una torre, come vola un aeroplano, però il movente fondamentale gli è stato tolto da sotto i piedi, e quindi oggi possiamo, e i sondaggi cominciano a indicare questa tendenza, possiamo ragionare con mente più serena. Oggi si va in televisione, Rai 2, Rai 3 ha trasmesso recentemente un programma di Giovanni Minoli in cui è stato dato ampio spazio alle tesi cospirazioniste senza interpellare nessuno degli esperti dei settori, non so, un ingegnere strutturista o qualcuno che sappia qualcosa di aviazione, perché sono idee molto spettacolari. Tutte le volte si può dire, ma potrebbe essere successo questo, sì, d'accordo, però da un conto, il giornalista non deve fare domande. Fare domande sono capaci tutti, il problema è che il giornalista deve cercare le risposte, e questo fino adesso non, almeno in alcuni paesi non è stato fatto. Ci sono altri paesi dove invece sono state fatte delle indagini molto approfondite. La BBC per esempio ha trasmesso recentemente un documentario in cui sono state esplorate le tesi prevalenti adesso nel 2011, le tesi alternative prevalenti, e sono state esaminate con l'aiuto di esperti e smontate sistematicamente una per una. Lo ha fatto per esempio la televisione olandese alcuni anni fa, è stato fatto un programma di indagine, Zembla, dove è stato per esempio preso un pilota di aereo da turismo, un Cessna, i piccolini per intenderci, e gli è stato dato un simulatore di volo di quelli utilizzati per addestrare i piloti di linea all'uso degli aerei di linea, e gli è stato detto, ok, cerca di colpire il Pentagono, grosso modo come hanno fatto i dirottatori, tu che non hai esperienza di pilotaggio di aeroplani. Ebbene, 3 volte su 3 ha colpito il bersaglio. E visto che siamo in argomento, se posso chiedere una mano a qualcuno, faccio una piccola dimostrazione che credo possa essere molto interessante. Questo è un Boeing 757 con le insegne dell'American Airlines, esattamente come quello che colpì il Pentagono. E di solito uno dice, beh, ma come si fa a colpire un edificio? Normalmente l'aereo dovrebbe scendere in picchiata. Allora, si chiede a un pilota e il pilota ti dice subito, guarda che quella è la manovra più difficile, la fa un pilota esperto. Un pilota di scarsa competenza usa l'aereo come se fosse un camion bomba, ossia vola orizzontalmente, vola basso, centra l'edificio.